dobbiamo far valere i nostri sentimenti. Dobbiamo essere forti e coraggiosi. Dobbiamo addossarci tutte le scomodità e non mormorare. Dobbiamo fare ciò che possiamo e fidare in Dio. Questa maledetta guerra dovrà pur finire. E allora saremo di nuovo uomini e non soltanto ebrei. Chi ci ha imposto questo? Chi ha fatto di noi ebrei un popolo distinto da tutti gli altri? Chi ci ha fatto tanto soffrire finora? È stato il Dio che ci ha fatti così, ma sarà anche il Dio che ci eleverà. Se, nonostante tutte queste nostre sofferenze, alla fine restano ancora sempre degli ebrei, vuol dire che un giorno gli ebrei, anziché essere proscritti, serviranno ad esempio. Chissà che non debba ancora essere la nostra fede quella che insegnerà il bene al mondo e ai popoli. E che per questo soltanto, occorra che noi soffriamo.